quando l'uomo è arrivato sulla terra, in effetti c'erano già questi grandi esseri viventi che collegavano la terra con il cielo, i grandi alberi, e la vegetazione aveva già occupato tutte le nicchie ecologiche, si era adattata. Prima di questo, le prime forme di vita avevano fatto una scelta molto difficile, cioè essere mobili o essere fissi. Questa è la prima grandissima diversificazione tra gli animali che possono fuggire e le piante che scelgono di restare. Scegliere di restare potrebbe sembrare una scelta svantaggiosa, però in effetti il nostro pianeta è abitato infinitamente di più di esseri viventi che hanno scelto di restare rispetto a quelli che hanno scelto di muoversi. Allora forse non è colpa così, no? Così brutto. E infatti per restare tu scegli una serie di... Intanto hai almeno tutti i nostri sensi, ma molto probabilmente ne hai molti, molti, molti di più. Uno per esempio è quello che ti dice dove indirizzare le radici perché lì c'è acqua. Quindi una percezione del dove si trova l'umido. Un altro è sapere dove è l'alto e dove è il basso. Quando nasce un seme non è che la radice parte in su, la radice parte sempre in su e il germoglio va in su. Si diceva prima della melanzana rossa di Rotonda, ma le melanzane, andate in qualsiasi mercato indiano e ne vedete centinaia e centinaia di varietà. Le lenticchie probabilmente sono più di 12.000, le patate più di 9.000. Ci sono delle patate viola a torciglione, per dire, non avete idea di che cos'è il mondo delle patate. E noi importiamo dall'America questo tubero che resta per anni e anni e anni in Europa come pianta ornamentale. Nessuno osa mangiare la patata, tanto è vero che ci sono delle storie divertenti sulla patata. Una è quella di Luigi XIV, che capisce l'importanza della patata e non sa come diffonderla, e allora la fa piantare in un campo e poi manda delle pattuglie di giorno a pattugliare il campo, i soldati, l'esercito, e di notte però allenta molto la guardia. Così la gente comincia a pensare chissà che cosa c'è di prezioso sotto, e finché appunto si fa rubare le patate e le patate si diffondono. Altra storia divertente invece è di un certo, credo, Don Dondero, un parroco di un paesino delle valli del Genovesato, ma nel tardo Settecento, che dice assolutamente, cioè vede questi poveri contadini in mezzo alle montagne liguri che fanno veramente fatica a tirare avanti, e pensa, lui che ha studiato a Parigi, che davvero un alimento importante come la patata potrebbe dare un aiuto alla sua popolazione. E così si fa vedere a mangiare le patate. Ho creato un decalogo anche per l'uso della patata, da altri frati. Probabilmente sì, le storie sulle patate ce ne sono tante. Poi vi racconto anche un'altra abbastanza interessante. E la gente dice, no,
questo qua ci vuole far mangiare questa roba e ci vuole fare i secchi tutti. Scusate. Allora la gente vede che mangia le patate e aspettano di sentire la campana a martello che annuncia la morte del parroco. Ma il parroco non muore. Allora dicono, ah beh, quello lì ha studiato a Parigi, si è preso l'antidoto, ma lui ci vuole pregare. C'era una gran fiducia, evidentemente. Finché finalmente lui si fa mangiare e da allora in poi, ma siamo alla fine del Settecento, iniziano a consumare la patata nelle parti interne della Liguria. Un pugnetto di patate viene portato in Irlanda, viene moltiplicato e a metà 800 è la base alimentare di tutta l'Irlanda. In Irlanda vivono 6 milioni di persone e inizia la per un ospite la filosofia, non so quale delle due, a far fuori tutte le patate. Quindi l'Irlanda si trova senza il prodotto della sua base alimentare. E in effetti dei 6 milioni di abitanti dell'Irlanda, 1 milione muore di fame. Gli altri qua, perché poi questa cosa credo che sia durata 2 o 3 anni, cioè è stata una malattia molto difficile. Sì. 4 milioni sopravvivono più o meno mangiando la terra e insomma in situazioni davvero poverissime, e l'ultimo milione va in America e fonda la mafia irlandese. La mafia irlandese in America è la conseguenza diretta della patata. Eh sì, perché vai lì, sei lì, cosa devi fare? Ai figli ti organizzi. La patata. Pazzesco. Noi abbiamo sempre un approccio alle cose della natura un po' sempre antropocentrico, cioè pensiamo che l'uomo in effetti diriga, controlli tutto, eccetera eccetera, e solo ultimamente e sempre più spesso però con interesse alcuni scrittori partono dall'altro punto di vista, quello del nel rapporto uomo-pianta, qual è il vantaggio della pianta? Perché nei rapporti di domesticazione o di addomesticamento degli animali, ma di domesticazione nelle piante, è evidente che ci deve essere un reciproco vantaggio. Qual è l'obiettivo della pianta? Qual è l'obiettivo di qualsiasi essere vivente su questo pianeta? Il primo, il più importante, riprodursi, che i propri figli possano campare. Questo è l'unico obiettivo che muove tutto. E allora se io voglio che i miei figli possano campare, devo mettermi insieme a qualcuno che penserà lui ai miei figli. E una tra, beh, c'è stato tempo fa una bellissima ricerca di Failla di Milano, di agronomia di Milano, che raccontava, che diceva, si intitolava questo articolo La mela frutto dell'orso e del cavallo, e raccontava come in effetti la selezione del melo più o meno nella zona
Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, in questo grande bosco soprattutto del Kazakistan, fosse stata selezionata in gran parte dall'orso e soprattutto dagli orsi piccoli che andavano a mangiare, che potevano arrampicarsi in alto sugli alberi e mangiare le mele dolci, e soprattutto portata in giro dal cavallo che mangiava le mele, poi percorrendo la via della seta faceva tante belle anal plantation e faceva nascere delle piante così spontaneamente. Ma il mezzo senza dubbio è infinitamente più interessante, il miglior distributore delle piante è l'uomo. Per quello il peperoncino emette un alcaloide per cui tu ne mangi sempre di più. Perché così sì. No, diciamo che l'uomo diventa dipendente e ti porta in giro ovunque vada. Questo è interessante però questo altro aspetto, no? Che la potremmo chiamare la furbizia vegetale. La furbizia vegetale, esattamente. La più puttana di tutte le piante è il mais. Il mais ha una è autofertile, quindi ha il fiore maschile sopra e il fiore femminile sotto. E però io posso semplicemente bloccare il fiore maschile di una pianta, prendere quello di un'altra e impollinare la parte femminile sotto molto 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 facilmente, e questo mi permette di ottenere in tempi rapidissimi gli ibridi nella direzione in cui voglio. Cioè gli ibridi, il lavoro degli ibridi, sapete più o meno come è stata fatta poi l'ibridazione? L'ibridazione si faceva così, i grandi ibridatori di pere, per esempio, normalmente sono stati i monaci del nord Europa, erano belgi, erano francesi, erano tedeschi, e praticamente uno seminava una serie di semi, otteneva delle piante, aspettava che andassero a frutto, quindi non c'erano i portainnesti di adesso, quindi magari aspettava 10 anni di vedere il risultato di 500 pere che aveva piantato, ne sceglieva una e ricominciava la storia, per dire, non è stata una cosa che si faceva in un attimo. La selezione avveniva in cicli molto molto lunghi. In frutticoltura abbiamo ancora, soprattutto nel pero, una serie di rimandi a questo lavoro. Abate e fetel, la pera abate, la decana del comizio, la conference, sono tutti nomi che hanno dei chiari riferimenti al monacesimo. Quindi le piante si fanno adottare, si fanno distribuire e soprattutto hanno rispetto all'uomo e a tutti gli altri animali un grande vantaggio, che non hanno il cervello. Il cervello è un organo unico. Se ti fotte il cervello non ci sei più. Loro hanno una infinità di sensori. Sull'apice delle radichette ci sono una serie di sensori che mandano degli impulsi, e questi impulsi segnalano delle cose. Il vantaggio è che puoi asportare, esattamente come internet, l'80% della rete, e internet non muore e la pianta non muore.
La capacità di farsi depredare della pianta è importante, perché ha una, non avendo questo organo unico, ma elaborando una serie di dati, riesce a rimanere in vita. Il miglior analizzatore del terreno sono le radici delle piante. Sono state fatte delle prove, non so esattamente, non vorrei dire delle sciocchezze, ma penso sulla mappa della metro di Tokyo o di Monaco, non mi ricordo, una delle due città, in cui dei miceti, dei funghi che adorano i fiocchi d'avena, sono stati lasciati liberi, e i fiocchi d'avena erano nelle varie stazioni del metrò, e c'era tutta la rete del metrò, e quindi questi funghi hanno esplorato prima tutti i percorsi possibili, poi man mano hanno eliminato tutti quelli che non erano i più diretti. In 3 ore il sistema migliore per viaggiare a Tokyo o a Monaco, perché loro hanno selezionato il discorso dell'efficienza in natura è sempre incredibile, non fa mai più fatica di quella che può fare, cioè arriva un attacco, è un attacco limitato, avviso solo la zona della pianta interessata, non ho un dispendio di energie superiore. L'attacco è più grande, avviso tutta la pianta. L'attacco è massiccio, tramite le radici avviso tutta la foresta. È impressionante questo. Sono gli studi recenti di Stefano Mancuso, non so se vi è capitato di leggere Verde Brillante. Cioè, gli indiani dicono che le piante siano i nostri maestri. Quindi praticamente poi alla fine hanno un loro sistema di comunicazione. Hanno senz'altro un loro sistema di comunicazione, hanno senz'altro una serie di sistemi di comunicazione efficiente. Io penso che, per esempio... Scusa, hai detto gli indiani, quali indiani? Gli indiani dell'India, dicono che le piante sono i nostri maestri, perché dalle piante puoi imparare la bellezza, l'armonia, la generosità, l'accoglienza, la capacità di condivisione, la tenacia, la parsimonia, la generosità, la cura, la possibilità, la cura, certo, la comunicazione, la capacità di rinnovamento, la comunicazione, la conciliazione, la capacità di prendere l'acqua dall'infondo e di portarla su in cima. Le piante, sono le più brave che fanno andare l'acqua in salita. Io non ho conosciuto niente. Quello che è chiaro è che senza piante la vita sulla terra non è possibile. Qualsiasi forma di vita dipende dalle piante. Non è immaginabile, ma credo che sia anche uno tra i grossi problemi delle spedizioni su Marte. Le spedizioni su Marte, tutti continuano a dire siamo pronti per andare su Marte, poi non ci si va mai, perché questo problema qua pare che stare per 3 mesi chiusi in una scatoletta con un compagno vicino, se non l'hai fatto fuori nella prima settimana è perché devi avere delle piantine da curare, probabilmente. Cioè, la stabilità psicologica credo che su un'astronave sia molto importante, soltanto che su un'astronave c'è un altro problema, che lì non c'è più l'alto e il basso, il sopra e il sotto, sei in assenza di gravità, quindi sono dei problemi, no? nel pensare come coltivare piante nello spazio, c'è un problema di questo tipo, cioè che evidentemente, questo era per dire un po' che ci sono
ampi spazi che danno la possibilità di avere una visione nuova. Volevo raccontarvi un po' invece dell'esperienza dell'Osservatorio Botanico, che penso in gran parte conoscete. Il concetto del Conservatorio Botanico però nasce nel 93, in effetti, nel 93. È appena finito il convegno di Rio de Janeiro, in cui si è parlato per la prima volta in un modo serio a livello mondiale della biodiversità. Già da almeno 20 anni le università e i centri di ricerca nazionali si lanciavano allarmi dall'uno all'altro dicendo stiamo perdendo biodiversità. E l'associazione appena nata, la neonata associazione, diceva: ma che strano che questi qua parlino della mancanza, della perdita di biodiversità tra loro scienziati, come se la biodiversità fosse di loro proprietà. Ma noi pensavamo, la biodiversità è di tutti, no? Perché è frutto appunto di quel lavoro di selezione che centinaia di generazioni di agricoltori nel corso dei millenni ci hanno fatto arrivare. E quindi abbiamo cominciato a fare le prime mostre pomologiche. Le mostre pomologiche sono nelle mostre in cui si mostrano i frutti della terra. Normalmente, fino agli anni 90, le mostre pomologiche servivano ai breeder, agli ibridatori e agli agricoltori per mostrare le nuove ibridazioni, quindi le nuove varietà, presentare le nuove varietà da coltivare nel mercato. E noi invece abbiamo fatto un'operazione un po' diversa. L'associazione era veramente neonata, e viene fondata, Pomona viene fondata l'8 novembre 93. Nel 94 fa la prima mostra insieme al FAI, al monastero di Torba, con i frutti del campo collezione di Cesena, diciamo, che aveva un enorme campo collezione di melo, pero, eccetera, eccetera. Facciamo quindi il 23-24 ottobre, credo, quindi tardissimo, una mostra sui meli e peri antichi in questo posto in mezzo alle montagne del Varesotto, raggiungibili solo in macchina, e in effetti nel weekend arrivano 3.000 persone che restano sconvolte e allibite dal vedere la ricchezza straordinaria di questo patrimonio che nessuno più pensa di avere. Nel senso che nessuno è abituato a vedere 100 varietà di mele tutte insieme, no? Che non sono niente. Cioè, noi siamo sempre alla natura, dai due cellule ti fa un individuo, per cui immaginatevi la fatica a stargli dietro, siamo sempre delle pallide immagini lontane rispetto alle imitazioni. Delle imitazioni, sì. Pensate, guardate lì, c'è un noce, vi mettete lì a guardare tutte le foglie del noce, sono tutte diverse. Ma non di quello lì, anche di quello lì, anche di quello, anche di quello, anche di quello. E poi pensate a tutte le noci della Puglia, e poi tutte le noci del mondo, e poi tutte le noci che ci sono state nei tempi indietro. Allora, in una foglia di noce vedete la straordinaria e infinita grandezza della natura, no? Nel fare piccole differenze, ma del fare sempre e soltanto individui, e non soltanto la foglia con l'altra non è sovrapponibile, ma probabilmente neanche parti della foglia come parte dell'uomo, cioè
le impronte digitali, no? E davvero vai fuori di testa a pensare a questa grandiosità, almeno a me mi fa questo effetto. A me mi, perché sono milanese, si capisce. È chiaro che questo discorso di selezione delle piante, che ha momenti molto variabili, Catone, Varrone, Columella, Plinio, i quattro scrittori romani che parlano di agricoltura, tra il primo Catone del primo secolo avanti Cristo e Plinio, credo, del secondo dopo Cristo, dalle sei varietà di pere conosciute, Plinio ne cita 42. Cos'è successo? Che l'impero romano si è esteso, si è fatto arrivare le cose da tutte le parti, no? Poi c'è la caduta dell'impero romano, ci sono tutti i movimenti interni, le varie migrazioni, perché anche allora c'erano queste migrazioni, e c'è un periodo buissimo. Il primo che riparla di varietà di pere è un certo Agostino Gallo, bresciano, nel 1500 e qualche cosa, per cui ci sono almeno 10 o 12 secoli in cui non si sa più niente, più o meno. Si sa che l'uomo faceva l'hortus conclusus perché si voleva difendere, no? E quindi nel Medioevo si difende dagli animali, soprattutto dagli altri uomini che vanno a rubargli la frutta. Poi è chiaro che c'è il Rinascimento, che anche nella frutta ha i suoi grandi esponenti, no? I Medici a Firenze, Cosimo III. Cosimo III ha tre navi con le quali commercia con i già famosi giardinieri olandesi. Una si chiama Portobello, e cosa scambia con loro? Uccelli strani. Con questi giardinieri, che erano già straordinari, nel 600 avevano delle serre con i fondi riscaldati dove coltivava gli ananas in Olanda, eh? E quindi lui comincia, e è davvero prima di lui ancora, nella Certosa di Parigi, dal 1650 al 1789 vengono moltiplicate più di un milione di piante da frutto, e le piante da frutto sono l'entrata più rilevante della Certosa. La Certosa di Parigi distribuisce le piante da frutto in tutta Europa. Cosimo III è un altro fanatico. La Certosa non era un cimitero una volta? La Chartreuse, che era in Faubourg Saint-Jacques a Parigi, poi dopo l'89, dopo la rivoluzione non c'è più. Non so se poi diventi CIE, però era la Certosa di Parigi, dove c'erano i monaci, sì. C'erano due monaci che descrivono il biricoccolo, l'albicocco nero, l'albicocco. È un incrocio tra albicocco e scusate, mi è venuta questo flash. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo prima. Che brutta roba la vita. Sì, che la Certosa è. Per tornare a Cosimo III, da Cosimo III lavora, anzi si fa presentare a corte, un pittore, che è certo Bartolomeo Bimbi, che ha fatto un ragionamento. Il Bimbi dice: a me piace dipingere, questo è quello che so fare. Se faccio il paesaggista o il ritrattista, però, o sono eccellente o creperò di fame. Cosa piace al mio signore?
la frutta. Bene, mi farò ritrattista di frutta. E si fa presentare a corte da Cosimo III, che è un altro fuori di testa, perché non bisogna credere, i fuori di testa si incontrano quasi sempre. Scusa, nella storia dell'arte si chiama natura morta. Natura morta, esattamente. Sì, sì, però la sua non è tanto morta, perché lui, sì, perché lui dipinge praticamente, fa queste magnifiche tavole botaniche, per esempio negli agrumi, dipinge 116 varietà di agrumi, e dipinge la zagara, la foglia, il frutto, mette un numerino e c'è un cartiglio nel dipinto con il nome. Esattamente, lui lo fa nel 600. Sono ancora reperibili queste? Poggio a Caiano, nel museo di Poggio a Caiano ci sono tutte le tavole dei Pindi. Ah, sì? Questi grandi quadri. Vale la pena fare un viaggio? Sì. Firenze. Cosimo III aveva tutti questi agrumi mostruosi e strani per maravigliare i suoi ospiti. Era un principe rinascimentale, quindi gli piaceva questa cosa di lasciarli. Perché un giorno vede una pera portoghese, la pera dorice, e dice: la voglio. E i portoghesi: manco per niente, noi non te la diamo. E lui: ma io la pago. E loro: non te la puoi permettere. Perché non me la posso permettere? Perché noi vogliamo 8.000 fiorini d'oro. Per le marze vogliamo 200 doppie d'oro, 200 monete grosse d'oro pesante. Lui ci pensa un po' e dice: scusate, mio nonno prestava i soldi al re di Francia, quanto cazzo volete? La voglio. Poi non deve aver fatto un buon affare, perché è vero che la pera cambia nome e non si chiama più pera dorice, ma pera del duca o delle 200 doppie, che gli aveva colpiti un pera po' questa storia. Però poi io non ne ho più sentito parlare, quindi non deve aver fatto un buon affare, ma non importa, era per descrivere un po' questi personaggi. Ci troviamo di fronte a questo enorme patrimonio che abbiamo ricevuto con la certezza che non sappiamo cosa ci servirà in futuro. Cioè, noi abbiamo la certezza dell'incertezza di quello che ci potrà servire. Quello che oggi è chiaro è che non possiamo oggi creare patrimoni genetici, non siamo in grado di farlo, e quindi noi pensiamo sia opportuno mantenere tutto quello che abbiamo. Abbiamo, o almeno i nostri avi, hanno selezionato una serie di soldati capaci di combattere le peggiori avversità ai massimi livelli, quindi capaci di resistere alle gelate tardive, di adattarsi a suoli acquitrinosi o a suoli siccitosi, di resistere al vento, eccetera, eccetera, eccetera. E abbiamo sostituito tutti questi soldati bravi con dei generici, nella mela la Golden, per dirne una, che funziona a condizione che la protegga e gli dia da mangiare. Questa è l'operazione che è stata fatta. Sta di fatto che quando arriva la Golden fa fuori tutto quello che l'ha preceduta. È esteticamente importante, è bella, colore a posto, simmetria del frutto, signori, i frutti simmetrici. A noi italiani, che non abbiamo una piazza medievale o rinascimentale simmetrica, ma chi ce lo viene a raccontare? Ho
un po' come le carote, viola, no, fanno paura, eliminiamole. E lì però era una storia con la famiglia Durante. Sì. Che gli hanno fatto le carote arancioni. Succede. Ah, prima non c'era, no? È la pastinaca, no? Abbiamo visto. Gialla, viola, vai a guardare i trattati degli ortaggi del 1300 e ci sono quelle lì, non ci sono mica quelle. Gialla, viola, bianca. L'arancione non esisteva. L'arancione forse esiste. È venuta fuori. Ma è una selezione recente, dei recente, non so quanto recente, però. Un centinaio, no, da forse, 1800 se non ricordo. Non ricordo. La Golden si impone, quindi è mediamente resistente alla ticchiolatura, buon sapore, contemporaneità nella maturazione, resistente alle manipolazioni e ai trasporti, si conserva una grande servevolezza, eccetera, eccetera, ha tutte le caratteristiche per. Mediamente resistente alla ticchiolatura. Poi fai monocultura, tutta la Val di Non diventa Golden. Ho fatto una conferenza una volta a Cless in Val di Non parlando male della Golden, ho rischiato il linciaggio e lì ci vivevano. Vabbè. E questa varietà mediamente resistente alla ticchiolatura poi ha un ceppo di ticchiolatura che, visto che c'è solo quello, si specializza in Golden. Mamma, cosa c'è da mangiare stasera? La Golden. Beh, che schifo. Dopo 24 generazioni, che bello. Così funziona, no? Per il discorso che facevamo prima, che ciascuno vuole che i propri figli possano campare. Esattamente, quindi un ceppo si specializza e adesso se non fai 20-25 trattamenti all'anno c'hai voglia. Bello. Controllare la natura, quindi possibilmente una sola varietà di banane, possibilmente non più di due varietà di mango, una varietà di ananas, no? Perché così posso controllare il mercato. Quattro varietà di caffè, ma sono centinaia, migliaia le varietà. E sono state selezionate con intendimento, non erano cretini quelli che lavoravano per raggiungere certi obiettivi. E noi stiamo buttando via questo enorme patrimonio ad una velocità assolutamente impressionante. Allora, per questo appunto, in un certo senso, anche per questo, nasce il Conservatorio Botanico, che ha circa 1000 varietà di alberi da frutto. Man mano, col lavoro, sempre più mi appare chiarissimo che c'è una specie qua che è assolutamente straordinaria e che non si sta studiando più dagli anni 60 più o meno, che è il fico. E al conservatorio costruiamo questa collezione di fichi di 500 varietà, che è una tra le più importanti collezioni al mondo oggi. Perché il fico? Perché il fico, che è una pianta che non ha valore dove c'è e non ha valore dove non c'è, perché non ci può essere più o meno, nel senso che non è resistente alle manipolazioni dei trasporti, quello si spappola se non si trova un sistema. Però per converso, una, secondo me, una serie di caratteristiche, specie specifiche, che lo rendono infinitamente per me infinitamente interessante. E
forse anche perché per, la per esempio la gente di qui non li raccoglie, chi non li mangia? Bisogna chiedere alla gente di qui perché non li raccogliono. Perché non li mangiano? A destra. Si trovano spesso in una terra. Perché ce ne sono tanti, sì, questa è la risposta più logica. Ma anche perché è molto più semplice andare a comprare al supermercato che andare là. C'è anche un'altra storia forse. No, non li mangiano proprio, neanche quelli del supermercato. Forse c'è stato anche un po' un rifiuto, nel senso che il posto prima questo era il simbolo della povertà, penso anch'io questa abbia giocato tanto. I vicini di casa non li mangiano, mi hanno detto vieni mangiali tu, quanti ne vuoi, prendili, penso che non so se avete notato che il fico è completamente scomparso dalla dieta mediterranea, esatto, della quale è stato un cardine. Quando sono arrivato qua li stavano spiantando. Perché il fico, diciamo 4, 5, 6 o 6 lodi sue. Fantastico. Beh, perché è un frutto meraviglioso, buonissimo, nessuno lo tratta, quindi un frutto sempre sano e non ha bisogno d'acqua, adatto all'aritocultura. Adatto alla? Aridocultura. Aridocultura. Estremamente energetico, facilmente conservabile. Steiner lo paragona al miele. Sì. Al miele. E il Cristo, ma c'è l'albero di figo andava, Ah, sì. Quando vedo un albero di figo ci andava vicino. Sì. Però quando non era tempo. Il vero frutto dell'Eden era il fico, non la mela. Sì. Questo sì, molto. Sì. Beh, la mela non poteva essere, perché non era. Non poteva essere perché non era conosciuta nelle terre bibliche. Non esisteva. Esisteva più al nord, non nei paesi, nelle terre bibliche non c'era il melo. Arriva molto molto dopo e ci arriva comunque piccolo. Ha una sua simbologia. Perché malum il male. Quindi è una sovrapposizione tardo-medioevale e evidentemente il pubblico non è colto e chi rappresenta il peccato deve far vedere un frutto bello e come dire che ti fa venire la voglia. Più anche tagliato a metà nel senso della lunghezza, l'apparato genitale femminile tagliato a metà nel senso della larghezza, alla stella di Davide, quindi c'è tutta una simbologia legata. La donna è male, va se la dirà. Certo, però mi vedo più Eva con il fico in mano. Vabbè, la foglia di fico dopo. La foglia di fico è un urticante così in mano. I primi indumenti intimi dell'umanità. Non proprio comodi. La pianta che cresce più vicino al mare. Andate a Torre Pozzella e vedete che c'è un fico che viene spruzzato dalle onde. Quindi una resistenza all'acqua salina e all'aria salmastra elevatissima in tutte le fasi della sua crescita. Quindi anche da piccola resiste all'acqua salata. Il che significa che ci permette di coltivare con alberi da frutto tutta una fascia di costa che non è coltivabile con nessun altro frutto. L'olivo arriva a 300 metri più in là. L'unica pianta da frutto che io sappia, che in alcune varietà fa due frutti diversi in tempi diversi sullo stesso albero. Prima fa il fiorone e poi il fico. Rustica,
molto rustica, non solo adatta all'aridocoltura, ma anche una buona resistenza al freddo, un meno 14 mediamente, ma ci sono varietà che resistono a meno 20, e io ho la Chisinau che ha resistito a meno 27. Anche lì dicevano, è sulla pluralità che alcuni individui eccellono nella loro specializzazione. Facilmente è un l'altro, secondo me il capolavoro del fico è che è una pianta facile. Pensate che cosa è successo in Grecia col default. Metà della popolazione è concentrata ad Atene. Non ha più senso che resti lì, se ne torna nelle isole e nei villaggi di origine, ma non ha più nessun rapporto con l'agricoltura, ha bisogno di piante facili. Il fico è facile da moltiplicare, lo moltiplichi per talea, per pollone radicato, per propaggine, per margotta, come gli fai toccare terra, quello che c'è fuori le radici. Fruttifica velocemente. Entra a frutto molto velocemente e soprattutto un'altra cosa, sbaglia a potare, produce lo stesso. Non poti per niente, produce lo stesso. Non è alternante nelle produzioni. È in mezzo al cemento, sui campanili, dove ci sono rovine lì viene sul fico. Sui trulli, dannato, che va poi a forare tutte le cisterne e poi lo tagli e ritorna su, bastardo. E beh, delle volte ti dà le sue rogne, no? Scrigno di tesoro per la salute, salvo per i diabetici, però uno dice potassio, pensa alla banana. Il fico è il doppio di potassio della banana. Calcio, ferro, vitamine A, B1, B2, B3, B6, C, K, PP, basta. Un fico secco ha 4 volte più fibre di qualsiasi altro frutto. Una delle 27 piante che prevengono le degenerazioni del DNA. Se non volete prendervi e beccarvi i tumori, mangiate fico. È anche alcalinizzante secco, no? Non sé. Forse. Dire. Forse. Peso secco dopo finito il pranzo, la cena. Ti dà dell'alcalino. Invece degli acidi, insomma. Soprattutto se ha la mandorla dentro. Ah, già, con la mandorla. La mandorla. E che fa felici, fra parentesi. 100 km con un barattolo. In bicicletta. Potente. E quindi, e soprattutto l'altro discorso è che le ricerche sul fico sono ferme agli anni 60, penso. Se voi pensate alle evoluzioni che ha avuto la bicicletta, le forbici, le scarpe da ginnastica negli ultimi 60 anni, vedete le autostrade di ricerca che si pongono sul fico, quindi tutto il discorso della gastronomia, è di una flessibilità in cucina sia da fresco che da essiccato assolutamente straordinaria, vero? Abbiamo un piatto che si chiama quel porco di un fico. Quel porco di un fico. Tutte le versioni col cioccolato eccetera eccetera. E poi salute, gemmo derivato, radichette, cosmesi, linee cosmetiche, cioè ci sono proprio tutta una serie di settori di possibilità di rilancio della specie, per me è abbastanza straordinario. E poi ci puoi fare la ricotta. E poi ci fai la ricotta, e sì, perché è un caglio anche. Caglia, cioè, sì, caglia il latte. Il latte di fico. Era la pianta. Era la pianta sacra ai pastori, sì. Perché qualsiasi incisione, strappi la foglia, incidi il tronco, da qualsiasi parte stilla latte. Infatti nelle masserie c'è sempre il fico. Facevano il formaggio. Facevano il caglio, sì. Cioè, cagliavano il latte con il latte di fico. Sì,
importato varietà nostre in Indonesia, il lattice del fico delle nostre varietà in Indonesia e in Malesia, anziché essere bianco, diventa trasparente. Ti tocca una goccia sopra, non te ne accorgi, e poi comincia a scavare di una potenza, è come se fosse un anestetico, no? E poi sprigiona una potenza incredibile. Per cui anche immaginate, no, tutti questi aspetti, pare che il lattice sia un ottimo conservatore battericida, quindi un battericida biologico per gli alimenti. Ci sono una serie di applicazioni, hai capito, che bisogna anche del maschio del fico, capripicco, il capripicco. Vabbè, parliamo di sesso di fico, addio. La sessualità del fico è peggio di quella dell'uomo. Sapete più o meno come funziona, no? No. Vi interessa? Sì. Allora, il caprifico, fico maschio, fa questi siconi. I frutti del fico sono gli acheni, i semini che ci sono dentro. Quelli sono i frutti del fico. Il fico è una moracea. Prendete una mora, la girate come un calzino e avete un fico, tanto per capire. All'interno del siconio del caprifico vive un insetto che si chiama Blastophaga psenes, zampagnolo a ostuni, più semplice. La Blastophaga fa tutto il ciclo di vita all'interno di questo siconio, finché la femmina deve deporre le uova. E nel momento in cui lei deve deporre le uova, c'è l'ostiolo, che è quel forellino che c'è sotto al fico, dalla parte opposta al peduncolo, diciamo, che si apre, che è aperto nel caprifico. La Blastophaga è fatta un po' a vespina e per arrivare all'ostiolo passa attraverso un canale che è pieno di polline di fiori maschili. Quindi lei, passandoci in mezzo, si riempie di polline. Entra nelle varietà di fico domestico che hanno l'ostiolo aperto, non tutte ce l'hanno. Entra per deporre le uova, ma non trova nessun posto dove deporre le uova, per cui si gira e se ne va fuori. Intanto è impollinato. Questo ci rassicura, perché non mangiamo uova di Blastophaga. E ci fa porre una domanda: ma com'è che sono 11.400 anni che si sbaglia di buco nel posto dove non è certo? Recidiva. Perché è una bestia, la risposta è questa, perché è una bestia e la natura non glielo dice, perché a lei serve. A lei serve, perché poi arrivano, intanto lei è entrata, è impollinato, arrivano gli uccelli, mangiano gli acheni, fanno anche lì annual plantation, e quello che nasce sono varietà o di caprifico o di fico non buoni. Ci sono dei fichi che non sono buoni, andando in giro ogni tanto si trovano questi che non sono selvatici ma non sono dei buoni domestici, oppure sono varietà buone. Se una varietà buona verrà selezionata dai contadini e entrerà nella storia delle varietà. È uno delle funzioni, la Blastophaga è un insetto multifunzionale. La seconda funzione è un po' più complessa, serve per ridurre la cascola nelle varietà bifere nella seconda produzione. È un po', è una forma agricola che una tecnica che si chiamava caprificazione, che si chiama caprificazione, e consiste nel appendere delle corone di caprifico in un che normalmente erano fatte o col fil di ferro o con lo stelo della carota selvatica. Nel momento in cui la Blastophaga sta per sciamare, per uscire dal caprifico, si appendevano sulle piante bifere, cioè le varietà che portavano anche la seconda produzione, per ridurre la cascola, la caduta dei frutti per la seconda produzione, quella dei fichi autunnali, cioè, ecco, questa è la
e gli effetti erano riduzione della cascola principalmente, rendeva un po' più scuro il colore, un 10% un po' più pesante il frutto, non era niente di sensazionale se non proprio questa riduzione della cascola quando serviva la seconda produzione. Adesso non gli serve neanche la prima più o meno, perché insomma c'è questa. Però ecco, queste sono un po' il lavoro che stiamo facendo sul recupero di questa specie. Ormai stiamo facendo degli scambi con altri collezionisti internazionali, proprio perché c'è questa estrema ricchezza di materiale, cioè veramente. Poi voi sapete che a 500 varietà corrispondono 500 sapori, come nelle mele, come nelle pere, come in tutto, eh? Cioè la gamma dei sapori è estremamente estesa, così come forme, colori, dimensioni, come si diceva per la natura. Avete qualche domanda in generale e anche in particolare? Paolo, io mi ricordo di una cosa, quando sono venuto da Pomona tu mi hai detto quante varietà ci sono in Puglia di fico e mi hai fatto il paragone con la Sardegna, mi ricordo. Ah sì. Ti ricordi? In Puglia ci sono circa 200 varietà e mi sembra che in Sardegna siano 18. 18, quindi comunque tanta biodiversità di fichi. È sempre stata terra di fichi. Ah, ok. E evidentemente, essendo qua una zona dove la blastofaga è presente, anche la differenziazione della specie qua è avvenuta in un modo abbastanza straordinario. Il ritrovamento dei fichi più antichi è avvenuto nel villaggio di Gilgal da tre archeobotanici. Il villaggio di Gilgal è nella valle del Giordano, a 16 km a nord di Gerico più o meno. Da Gilgamesh. Non so. Ficus carica, i romani pensavano che venisse dalla Caria, regione. Io ho sempre pensato che fosse carica perché c'erano tanti frutti, no, invece è carica perché viene dalla Caria, e la Caria è una regione della Turchia, quindi il nome romano era da dove probabilmente era arrivato a loro. Ti posso chiedere cosa pensa della xylella? Certamente. Primo, ma voi avete tanto tempo? No, dai, due cose le posso dire. Io penso che un fenomeno di così vaste dimensioni non possa essere affrontato da biologi, botanici, agronomi, fitopatologi, bensì da storici, economisti, paesaggisti, cioè che rispetto alla dimensione del problema un approccio settoriale è demenziale. Così come è demenziale il fatto di aver stanziato 18 milioni di euro per gli eradicamenti e credo 178.000 per la ricerca. Queste sono le prime cose che trovo demenziali. La seconda cosa è che a parer mio non c'è nessuna... Ma mi stai... Poi mi sputarono. No. Faccio, vuoi che... Oh, figurati. È quello che penso, lo dico. Sì, non c'è nessuna fascia di protezione dalla peste del 1300 in poi che abbia funzionato. Non ho mai creduto alle fasce di protezione. C'è sempre un modo di passare al di là delle fasce di protezione. L'approccio di far fuori l'alleato del mio nemico, secondo me è un'altra cosa demenziale. Invece di far fuori i suoi alleati, preferisco costituirmi alleati miei.
anziché ridurre biodiversità, io penso che sia importante aumentare biodiversità. Che ci sia un altro batterio che gli sta sulle balle, questa qua, la xylella, no? Che, perché è fastidiosa. Voi sapete come funziona, no? Il cicalino, suo vettore, la preleva quando si nutre, la mantiene nella parte alta del suo apparato digerente. La cicala, vuol dire? La cicala? Sì, no, sì, la, il cicalino, sì, cicalino. Sì, sì, la cicala, ah, la succhia, ah, da una pianta infetta. Ah. Quando si sposta sull'olivo, la inietta perché ce l'ha in alto. Questa qua è fastidiosa perché? Perché è capace di andare controcorrente. Va giù sotto, scende i vasi xilematici ascendenti, si moltiplica sotto e provoca il disseccamento rapido. Quindi è davvero è fastidiosa. Penso che in tutta questa storia nessuno... Ah, intanto penso a una bella cosa, che gli indiani considerano saggio come si chiama quel il cobra. Il cobra. Il cobra uccide. No, no, il cobra non sempre uccide. Il cobra può renderti inoffensivo nei suoi confronti, pur potendo ucciderti. Gli indiani lo considerano saggio per questo. Ah, sì? Sì. Il Buddha viene illuminato e è protetto dal cobra perché è saggio, quindi il fatto che lo ritengano saggio comunque. Nella maggior parte dei casi uno muore in India quando è morso da un cobra. Il 5% della popolazione muore. Il 5%? È enorme. Mamma mia. Morso da cobra. Allora io posso dire, sono stata morsa in India da una vipera indiana e sono quasi morta. Ma il cobra mi avrebbe uccisa, se fosse stato il cobra io non sarei... Cancelliamo questa parte sul cobra. Non ero abbastanza documentato. Ritengo... No, che cosa voglio dire? Perché penso che sia importante un filosofo? Perché voi pensate che la xylella sia il peggio che può succedere. Dopo la xylella ci sono 10 malattie che sono pronte ad arrivare. Tra le altre dei bei coleotteri asiatici che scavano sotto le piante e te le fanno andare giù. Non so se siano già arrivati, spero di no. Ma le hanno provocate? Le palme. Il punteruolo rosso. Le palme. Ah no, no, il punteruolo è una storia. No, ma no, le malattie sono tante. Ma le hanno provocate? Quindi il fatto di far fuori gli alleati del mio nemico, se cambia il mio nemico, è solo un filosofo che mi dice guarda che così stai andando in una direzione di morte. Il sistema della biodiversità mantiene questo pianeta in vita da 4 miliardi di anni. Quello lì lo conosciamo, quello lì funziona. Gli altri non lo so. C'è un'altra cosa ancora. Io penso che se nel periodo in cui la sputacchina deve andare a forare qualche cosa, come la foglia o il ramo dell'olivo che sono coriacei, se avesse un'erba più comoda si nutrirebbe dell'erba. Queste sono dei miei pensieri, no? E quindi cioè, la biodiversità esattamente, ma anche no? Perché non pensiamo alle piante che si muovono o alla natura che si muove in un modo efficiente? Se trova qualche cosa che gli conviene, no? Potrebbe, io non ho delle soluzioni, però dico che l'approccio potrebbe essere molto più diversificato. Prego. Che bella compagnia. Posso chiederti, sei l'unico in Europa che ha avuto questo coraggio in Puglia, essendo milanese, di creare una situazione così fantastica? Io sono l'unico? Non lo so.
Cioè, l'hai fatto proprio perché sei un ricercatore, non un commerciante. No, vabbè, questo è magico. Non sei cosimo, l'hai fatto per idealismo? L'ho fatto perché ho una vita sola e mi conviene spenderla bene. Questa è l'unica risposta che posso dare. Bravo, grazie. Una domanda rispetto alla arcella, è stata indotta? Non so se l'hai risposto prima. Non mi interessa. Non mi interessa proprio. Cioè c'è, vediamo in questa situazione come. Interessante, grazie. Allora. Stai lasciando una documentazione anche multimediale per i giovani, per le scuole? Beh, lavoriamo tanto con le scuole, sì, questo scollamento tra natura e cioè il fatto che i polli abbiano quattro cosce perché si vedono nella confezione è devastante. Infatti la connessione invece con l'apprendimento e la madre natura è fondamentale certo. Certo. Di più dovremmo fare dei vivai. Lavorare con le scuole. Sì, è fondamentale. Da lì si parte. E la prima scuola è la natura. Noi siamo natura. Certo. Sì. E soprattutto, ma non dico ai bambini, noi dobbiamo cominciare a guardare. Perché tutti i grandi alberi crescono sui muretti a secco? Perché lì c'è l'acqua. Perché c'è l'acqua lì? Perché passa dell'aria umida, c'è una differenza termica, condensa, va giù, allora se un seme viene su lì può crescere e lì cresce. Allora cominciamo a guardare, a riosservare. Il principio della pianta dei capperi, per esempio. Com'è? È il principio per cui vive la pianta, il cappero. Se ce la fai ad averlo, io ci ho messo credo 7-8 anni. Quando non ce l'hai, non da me è pieno, da me è pieno. Quando ce l'hai è pieno non riesci più a toglierlo. È fantastico. Poi come il cristo. E ci sei riuscito? A fare averlo, sì. Ce ne ho tre adesso. Grazie. Sì, dobbiamo. Ritornare ai ritmi, cercare di capire come funziona, non allontanarci troppo, è così facile poi perdersi. E soprattutto lavorare davvero con i bambini, che sono i maestri della connessione con la natura, con quello che c'è. Certo. Loro ci sono. Certo. Certo. No, poi una cosa che sto riflettendo tanto in questo periodo, che per me dietro ogni pianta ci sia un progettista, cioè ci siano esseri di altri mondi, entità angeliche, che hanno progetto, perché c'è la simmetria nelle piante, ci sta un progetto dietro. Perché ogni pianta tiene la sua foglia in quel modo, così con la biodiversità che dici tu, certo, che sta anche nell'impronta digitale, anche nella stessa pianta d'olivo non c'è una foglia uguale, certo, a un'altra. Certo. Cioè, dentro ci sta, ecco, l'uomo ancora non riesce a capire di progettare la vita, noi facciamo ancora opere morte, anche quello che facciamo come genetisti, ancora non abbiamo capito le regole maestre che guidano la vita. Quindi per me quella ricerca che stai facendo tu porta dei frutti, che sono ricerche di connessione, che hai cercato, stai cercando una connessione diretta che non penso che sia per via logica, sia più come una connessione, intuizione, questi strumenti superiori che dobbiamo sviluppare. Bene, sì, io ringrazio.